connessione, carenza di dispositivi elettronici, socialità azzerata, si è tornati in data, a distanza di un anno i problemi sono sempre gli stessi, a dirlo l'Associazione Nazionale Presidi, il 20 o addirittura il 30% degli studenti del Lazio non è riuscito in questi giorni ad accedere alla didattica a distanza per problemi di rete. Il Ministero dell'Istruzione ha fornito molti computer, tablet e anche le cosiddette saponette elettroniche ai nostri studenti attraverso appunto le scuole. Naturalmente, perché ci possa essere una buona didattica a distanza, oltre a questi device è importante che funzioni la connessione nella zona in cui abitano questi ragazzi. Difficoltà a connettersi soprattutto nelle periferie dei grandi centri e nei piccoli comuni. Ci sono poi casi delle famiglie numerose dove i genitori sono in smart working, i figli più di uno e tablet o PC non bastano per tutti. Problemi a Roma: per un istituto su tre, 2 scuole su 10 non hanno ancora fatto lezione a distanza. La DAD, insomma, se da un lato consente di procedere in qualche modo con il programma scolastico, aumenta di contro il divario tra le cosiddette classi privilegiate e quelle meno abbienti, per le quali dotarsi dei dispositivi e soprattutto di una buona connessione non è sempre possibile. L'AMPI su questo fronte suggerisce, soprattutto per le classi dei più piccoli, di prima, seconda e terza elementare, di ridurre le ore di collegamento. Altra indicazione per gli studenti con disabilità che possono continuare la scuola in presenza, di selezionare un piccolo gruppo di compagni per non lasciarli soli con l'insegnante di sostegno. Intanto il Campidoglio ha sospeso il pagamento delle rette per mense e asili nido.